Saverio Antiochi è una figura davvero centrale per quanto riguarda la storia dell'antimafia. Tra le protagoniste principali di Libera, nel ricordo di un figlio coraggioso, la parola eroe per lui ci sta tutta, perché non era a Palermo, è andato a Palermo volontariamente per stare accanto a Cassarà, col quale sarà ucciso. La vita di Saveria è legata alla vita di Roberto. Da quando muore Roberto, lei si trasforma e diventa proprio, io ho detto, è come avesse un mantra per lei, l'idea di dover far conoscere suo figlio, di dover far conoscere i valori di questo ragazzo meraviglioso. E io ho pensato che non si poteva tacere, non si poteva lasciare che cadesse nel dimenticatoio questa vicenda meravigliosa di questo ragazzo e di sua madre, che ha fondato il coordinamento antimafia a Palermo, il circo società civile a Milano, Libera. Ai giovani che mi chiedono, signora, che cosa possiamo fare? Io rispondo sempre che sono le scelte che contano, sia da ragazzi sia da adulti. Cari ragazzi, voi avete la possibilità di cambiare questa società, per far sì che tutte le cose sbagliate che vi ho raccontato non si ripetano più, che si possa avere verità e giustizia. Roberto e Saverio Antiochia ci ricordano come la mafia sia feroce, spietata, come faccia fuori tutti coloro che in un modo o nell'altro intralciano il suo cammino. Quindi come sia una battaglia difficile, per la quale bisogna mai, figuriamoci, arrendersi, ma anche soltanto far finta di niente, sottovalutare, guardare da un'altra parte. È una figura che va ricordata soprattutto per tutto il coraggio che lei ha avuto, la testardaggine, ma anche proprio il coraggio di imporsi, di controllare quel che facevano le istituzioni, e devo dire che otteneva anche dei risultati, quindi ci manca molto Saveria, ci manca davvero tanto, avremo bisogno di tante Saverie anche oggi.